Il punto è questo, però, che cioè, noi vediamo Perfect Blue al cinema e lo vediamo anche se di un editore diverso, perché 3 mesi fa il ragazzo di Larone ha fatto determinato successo, quindi esatto. Si instaura un circolo virtuoso per una volta, per cui si è andato tipo le ciliegie una tira l'altra. Ti vedi Cagliostro al cinema, io mai avrei immaginato di rivedere Cagliostro. Avevo la sensazione che Perfect Blue sarebbe tornato in Italia, ho detto vabbè, va diritto in streaming e non video. Tendenzialmente, a meno che poi non ci siano dei problemi gravi di lavoro, personale, tutti i film d'animazione che comunque portano al cinema, noi andiamo sempre per sostenerli. Anche quelli che apparentemente proprio sono lontanissimi dal nostro... Poi magari abbiamo delle belle sorprese. Sì, c'è cioè anche cose che magari conosciamo meno, cerchiamo sempre di andare a vederli tutti. La fortuna di Nikuko l'abbiamo visto, era un film carino, divertente, sì, anche se ha momenti drammatici, per esempio. Comunque sembra nella speranza che portino altri, cioè perché più vai e più ne portano. No, perché fondamentalmente nel nostro piccolo mondo, no, di appassionati di cinema con magari, non dico predilezione, ma con uno sguardo attento sull'animazione, c'è un numero di persone che dice sì, però magari me lo scarico, oppure magari aspetto che esca in streaming. Va bene. Contribuisci, cioè fai il più uno in streaming, ma proprio ti perdi tanto, ti perdi anche, cioè, e questo lo diciamo veramente anche sul film, tornando alla battuta, ma stasera poi non si parla di Evangelio. Cioè che comunque quei film li conosciamo benissimo, quando poi abbiamo visto su grande schermo The End of Evangelion quando è passato come evento, ma anche i film del Rebuild, non è la stessa cosa, perché noi l'abbiamo già visti tante volte, comunque trovi sempre il dettaglino in più che tu a casa sul televisore, fosse pure il 60 pollici, non becchi. Ma poi soprattutto eventi come questo, come è stato The End of Evangelion, che da noi non esisteva al cinema quando è uscito, cioè sono proprio momenti per dire cazzo, cioè me lo vedo per come è stato concepito, cioè me lo vedo perché è un cazzo di spettacolo enorme, no? Non c'ha senso. Cioè, a me, io ho rosicato tantissimo quando mi è arrivato lo screener di Amazon per 3.0 più 1.0 e l'ho dovuto vedere là, e poi è uscito al cinema quanto? 2 anni dopo, tipo? È un annetto, 14 mesi dopo, perché è arrivato a metà agosto in Italia, 13 mesi dopo, e poi a metà settembre. Ma comunque rivedendolo al cinema mi è piaciuto molto di più rispetto a quando ho visto lo screener sul computer per fare la recensione. È un'altra cosa, perché poi tra l'altro anche anno di base, cioè sostanzialmente ha detto è uscito in un periodo molto difficile per il cinema, vedetelo quantomeno sul televisore più grosso che riuscite a recuperare, ma è ovvio che non potrà mai essere grosso come quello che fa la cinema. Esatto. Ma io sono anche convinto che io i Rebuild, tranne l'ultimo, li ho visti a casa. Io sono anche convinto che il terzo, che alla fine è quello che mi piace di meno, vedendolo al cinema mi piacerebbe molto di più, perché poi soprattutto il terzo è quello più incentrato di tutti proprio sulle immagini, sulla potenza visiva, quindi cioè, il terzo io sono sicuro che al cinema lo rivaluterei tantissimo. E tu pensa che allora di recente è uscito su Zoom in sala, noi su Zoom l'abbiamo perso per una serie anche di noi minuti. Aspetta, l'abbiamo perso anche perché lui c'ha tra le sue antipatie ovviamente tutto quello che ha a che fare con Shinkai, non lo può vedere Shinkai. Guarda, questo film l'abbiamo dopo Wuthering With You ero d'accordo con te, sarei stata d'accordo con te, quel film è orribile, quello è veramente bruttissimo, è orribile. Ma lo odiava pure prima, cioè lo odia da sempre, da quando proprio ha visto le prime cose. E invece poi abbiamo recuperato il film in streaming e proprio questo, mangio le mani, cioè lui mangio per primo le mani, si è pentito di non ma averlo tantissimo, visto in sala. Mi girano i coglioni, lo dico tranquillamente, cioè spero che lo ridiano in sala, non capiterà mai più, perché è un film che mi è piaciuto tantissimo, perché non è mi ha sorpreso, non mi ha dato le cose di Shinkai. Secondo me il migliore di Shinkai. E io lo odio Shinkai, tu lo ami, a me è il migliore, quindi per una volta siamo anche d'accordo. Lì in scena visiva eccetera. Visivamente anche a livello sonoro se ci si mette è mostruoso Shinkai, e su Zoom è per me il migliore dei film suoi, veramente molto mi proprio mangiare le mani, colpa tua che non siamo andati perché tu lo odi no, e non mi hai fatto vedere avevamo il film altro al da cinema fare.
C'è un commento di Matteo. Sì, sì, infatti. Guarda come vola subito. Sì, sì, c'è un commento. No, no, per fare un esempio pratico, sono andato a guardare in anteprima lo speciale di Demon Slayer, lasciando l'operazione in sé, e con gli effetti sonori col Kaiser che li senti a casa. A me è piaciuto il primo film di Demon Slayer, il primo, no, questo forse è l'ultimo che è passato al cinema. No, pensavo, il primo, quello del treno Mugen. Quello mi è piaciuto tantissimo. Noi non sapevamo niente di Demon Slayer, cioè non abbiamo visto la serie animata, io non la seguivo, no, in materia, però siamo andati lo stesso. Mi sono divertito, ma tantissimo. Per l'ultima mezz'ora io proprio così come una bambina con gli occhi sgranati, cioè quel bello finale veramente valeva tutto il prezzo del biglietto. Vabbè, sarà magari anche una storia del cazzo, ci sta, però ma è come cioè la messa in scena, la soluzione tecnica, l'animazione, il dinamismo. ero contento, cioè dico vabbè, non è che tutte le volte devo andare a vedere, me è rimasto anche che io ci penso a distanza, adesso sono passati rosso, anni, film bianco, no, dal film fatto blu. Che sì, è uscito questo film, ancora penso, cioè, non è che sto sempre a pensare a film rosso, film bianco, film blu, vado mi vado a vedere anche Demon Slayer e sono contento perché vedo delle belle animazioni, una cosa divertente, cioè ero preso bene, mai avrei detto che con Demon Slayer mi sarei preso così bene. No, pure io non l'avrei, ma perché proprio non è una cosa che ne abbiamo... Ecco, lì siamo andati forse un po' proprio incuriositi, che c'era anche un po' la moda. Nonostante il fatto che ci fosse stato il leak dalla PlayStation, che quindi la gente se l'era scaricato, nonostante l'avessero messo su Prime Video, ho detto, ma io me lo posso vedere gratis a casa. Ma che cazzo me lo fa però fare? Per esempio, andando al cinema vado a vederlo fu al cinema. Un flop clamoroso proprio perché era stato già visto in mille volte. Sì. E là è stata una cosa proprio inaspettata perché tu era un po' la storia, la saga del momento, quella di moda, e poi veramente eravamo tipo in cinque in sala e i cinema lì avevano dato le sale quelle grosse da sì, magari 400-500 posti numeri. Si aspettavano proprio i pienoni, ma una cosa del genere è successa pure con Matrix Resurrection, che da noi è uscito a gennaio e in America è uscito a dicembre, ma in contemporanea su HBO Max, e quindi si trovava da scaricare anche in italiano subito, certo. E la gente l'ha scaricato tutto e non è andato mai in sala a vederlo. Comunque... Però ripeto, io veramente sto le capisco fino a un certo punto, perché anche se ho un modo di vedermela a casa mia, cioè se non mi piace, se mi... non è la stessa cosa, e io non ho fatto altro che dire, quando poi ho avuto modo di parlare di sto film di Demon Slayer dopo che l'avevo visto, che si sono persi tantissimo quelli che non sono andati in sala, a maggior ragione se erano pure fan del franchise, cioè io che non ero manco fan, vedi cosa e succede. Dico veramente era un bel film adesso forse c'è. Sala, però se arriva dopo tu non lo puoi sapere, cioè tu aspetti poi un mese e dici cavolo, ma magari non arriva più, tipo The Lighthouse, che uno dice cavolo, ma qua non lo fanno usci più, io in qualche modo me lo vedo. No, vabbè, The Lighthouse, vaffanculo, vi meritate che la gente se l'è visto in altri modi, perché non se può fa passare tutto quel tempo, cioè capito, ma infatti siamo negli anni video, non devi l'ho comprato in un video, che però non vuol dire se poi arriva in sala non ci vado. Ma infatti, allora, ci vai pure, c'è una profonda differenza tra, al di là di essere esperti, aver visto, conoscere, cioè tra chi fruisce in maniera compulsiva o meno, non importa, e chi ama. Okay? Sì, esatto. Allora, chi ama il cinema, se può, se lo vede al cinema, se non riesce, se lo guarda in televisione, perché dico, oh, cazzo, The Lighthouse, non lo vedrò mai al cinema, è uscito dopo 10.000 anni, l'ho un video... Cos'era? Forse solo in DVD in Italia? No, in Blu-ray è uscito poi, però dopo... Esatto. Prima solo in DVD e poi hanno fatto uscire il Blu-ray. Mi ricordo, infatti ero così, dicevo, ma che cazzo sta succedendo? Ma perché? Cioè, non capivo. E vabbè, non vado al cinema e me lo guardo così. Ma se mi vanno a portare The Witch di nuovo al cinema, ma io vado a rivederlo, io l'ho visto al cinema, ero contento, mi sono comprato un video, l'ho visto altre due volte in un video, se me lo ridanno al cinema, a me era piaciuto. E lo vedo perché amo il cinema, no, non fruisco il cinema. Giustificazione che tu puoi avere se nella distribuzione capita che lo mettono in 10 sale in tutta Italia e tu non ci puoi vabbè, arrivare. Grazie. Cioè, allora lì sei giustificato. Secondo me poi per i prodotti d'animazione
c'è anche ancora una volta l'ignoranza di sottostimare il, l'effetto il, che può dare al cinema, l'effetto che ti dà in sala, perché pensi che è un prodotto d'animazione, alla fine non cambia troppo dal monitor grosso che ho a casa alla sala. Ma invece allora la cosa che vai a vedere un film live-action pieno di effetti speciali fatti al computer? No, esatto, cosa che da un blockbuster invece dai per scontato che sia diverso. Cioè, vedi un trailer di Mad Max, tu dici quello lo devo vedere in sala. Sì, certo. Vedi un trailer di Perfected Blue e dici ah, vediamo se no, c'è no, su Netflix. Non esatto. Io, però secondo me per molte però ripeto, cioè, l'effetto speciale fatto appunto col computer in modo digitale non è la stessa cosa, cioè scusami. No, ma è anche secondo me nella percezione del fruitore non è detto sia la stessa ma cosa. Ma quando poi è il contrario, perché secondo me proprio i film d'animazione 2D sono proprio delle cose spettacolari al cinema, cioè è proprio vedere quel disegno. Io mi ricordo quando ho rivisto il primo film, cioè ho rivisto il primo film di Miyazaki quando facevano quelle rassegne, che era Mononoke, che l'ho rivisto, è stato il primo che sono andato a rivedere, ho visto Mononoke al cinema, ho detto che cazzo succede, cioè, nonostante tutti i problemi che vessano quel film, ho detto bellissimo e uno è contento. No, ma è così. Problemi che vestono molto meno il Castello Errante, tra l'altro. Sì, è vero, il Castello Errante sono meno problematici, però. Molto. Però in sala non andresti a vedere, capito? No, esatto. No, vado, guarda, adesso lo dico, faccio il mio fioretto per il 2024, se riportano il Castello Errante me lo vado a vedere, così faccio la foto, ve la mando, così siete contenti. Giornale, col giornale, la data, così. Cioè. No, e ritorni a parlare. Il giornale la data perché Ilaria Tarabito. Perché non è la prima oppure... volta che no. Al cinema il Castello Errante, no? È andato nella nuova riproposizione cinematografica, nuova infatti, replica. Infatti, no, comunque c'era Matteo che diceva che lui aveva visto il film quello nuovo di Remus Player, e poi che la bellezza dell'esperienza è stare sta anche tutto questo, non si può relegare tutto allo streaming, per l'ho visto al cinema e sarà un'esperienza assurda. Ma sicuramente. Ma poi vediamo, è un'esperienza pure poco ripetibile, perché qua stiamo parlando di 3 giorni, raga, andate in sala. Esatto. Comunque sta dicendo occhio all'animazione al cinema, si sta diffondendo, perché ora per Fair Club, poi dopodomani Spike's Family e poi anche altri, tra cui il finale di Haikyuu. Ecco, sì. No, ma infatti va bene, cioè siamo tornati in un momento positivo per gli appassionati di animazione al cinema, e va benissimo, ma giusto per concludere il discorso, cioè... Voi l'avete c'è da visto? Dire che pure magari una stagione cinematografica live action meno densa. Beh, grazie, non abbiamo più un film Marvel ogni due mesi che fa il boom, ci sono una serie di cose che sono un po' in fase calante, qui c'è più spazio per altro. Altri prodotti che cominciano a funzionare al cinema. Anche perché i film anime sono sempre usciti al cinema, ma magari non da noi. Tipo, mi ricordo che in Francia il film di Violet Evergarden era uscito subito, da noi non mi ricordo se è uscito mesi dopo, se non è proprio mai uscito al cinema. Forse era andato in streaming, mi sa che non è mai uscito da noi. Però sta cosa c'è sempre stato, solo non da noi. No, ma perché sono cartoni animati, ma che ci devi andare a vedere? Oh.